Oggi fatto bene, l'unico doppio salto mortale. Sono scivolato là, tutto dopo stare. Oggi caduto, mezzo che non è lì, niente, possiamo buccare il doppio salto mortale. A capriolo, bruco, da lì. Come cazzo fanno il trasporto? Non hai da vasco, non faccio. Ehi, sono rete lì. Ma se ne ha fottuta la fletta, tu l'hai? Buongiorno. Grazie.
gente non che cuce, non che sta da fa, che non fa perché il motore non è. Ci puoi dire come si può dire 5 e 30, ok? Quasi.
Mi hai chiuso, bastardo. Come vi è sembrato? No, non ci chiuso, sei spostato su. Ci sta. Come vi è sembrato? Tost, però ho capito che devo alleggerire l'anteriore, cioè nel senso che devo liberare un po' le mani. Le tengo troppo rigide sulle pietre. Se riesco a liberare le mani va meglio la cosa. Però la tensione, capi? Oh, ti hai giocato un bello jolly là, eh? Vabbè, fa parte da qui. Ci sta. Hai visto? No, non ha visto. Stavo praticamente la rotina, hai rotina che stavo prima. La rotina, ci sta, si scivola, purtroppo scivola proprio sulla pietra. Le casa sulla pietra, che boom, e parte su là. È troppo bagnato. Secondo me hai esagerato. No, è giusto, bisogna regolarlo adesso. O tu ci vedi che si vede a fondo corso andando. È la molla più dura che c'è stata. Cioè, capite chi la chiede a finire a fondo una volta? Sai, ti metto pure io qua, sono pure.
perché questa cosa mia perde sempre acqua. Poi non la cerca di farlo. Chi è che aspetta? A borraggio. Grande mezzo, grande. Comunque ho capito perché nei tratti stretti piccoli ho paura, perché praticamente l'anteriore è sempre il bandierino, anche il bandierino, cioè tu praticamente il bandierino è il bandierino, però ti puoi sentire un po' lì. Allora, se tu tieni un burrone e ti dici che ti vedi di canale, una roba che fa così, sì, una che grande bella. È proprio incoraggiante, capito? Guarda, è incredibile, come una diretta, il modo di parlare.